Questo è il complesso. Questo è il racconto scoperto per caso di una famiglia che abitava questa casa a metà del secolo scorso. Avvenne che nella suddetta famiglia una delle figlie, una bella ragazza giovane e preziosa per i genitori, si invaghì del sacerdote del paese. Ne nacque una storia d'amore, un amore rubato, nascosto, proibito, che andando avanti nel tempo portò al fattaccio. La giovane rimase incinta. Questa fu una grave onta da lavare col sangue, una figlia incinta fuori dal matrimonio con un figlio nel grembo di cui il padre era il sacerdote del paese. Il pettegolezzo, la rovina della figlia, il futuro nipote segnato a vita e la famiglia tutta ridicolizzata. No, non si poteva sopportare. Il padre allora decise di uccidere chi aveva violato sua figlia. Quel prete sacrilego che invece di fornire conforto all'anima si era lasciato andare ai piaceri della carne con sua figlia, mettendola oltretutto incinta. Il suo piano fu di appostarsi e sorprendere quell'uomo indegno dell'abito talare che indossava. Ma sbagliò il bersaglio, uccise un innocente, fu arrestato e condannato, passò molti anni in carcere e ciò che avvenne poi fu inevitabile. Lo scandalo e l'omicidio erano un macigno troppo grande per quella famiglia di cui si perdono le tracce. Ad oggi si sa che sono rimasti dei parenti collaterali che qualche volta tornano in quella casa. Le chiavi del cancello che porta da un giardino incolto alla villetta sono state date in consegna ad una signora del paese. Ma le porte e le finestre sono chiuse, come a custodire quel dolore e quei segreti che hanno lasciato segnati chi ci abitava. Ad oggi anche quei parenti non tornano più in paese.